Ancora una richiesta di incontro senza risposta per i dipendenti della Fisiomedica Loretana, la struttura di riabilitazione di Toro che ormai si sente sempre più cenerentola della sanità molisana. I motivi del sit-in voluto all'ingresso del governo regionale per chiedere ascolto al governatore di Laura Frattura. E abbiamo 3 mensilità in arretrato e non dovute naturalmente a colpa alla nostra proprietà, ma a un mancato pagamento da parte dell'ASREM. È stato pagato nel 2013 solamente l'80% del primo bimestre, avevano promesso che avrebbero pagato l'80% sempre del secondo bimestre, che fino a ieri sull'albo pretorio il mandato di liquidazione non c'era, quindi stiamo attendendo anche questo. Siamo alle soglie dei licenziamenti, quanto ci spetta persino per effetto di sentenze della magistratura deve esserci corrisposto dall'azienda sanitaria. Per questo hanno deciso che da lunedì il presidio sarà ad oltranza se non si aprirà un tavolo di confronto definito l'unico vero strumento per affrontare la vertenza loretana. Noi siamo fortemente decisi a portare avanti questa iniziativa fino a quando non ci sarà l'incontro tra le parti per decidere tutto quanto. Solo in quel caso si potranno smussare tanti spigoli che potrebbero esserci attualmente.